Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 che questa sera sarà un po' particolare perché vedremo i servizi di Serie D, ma soprattutto seguiremo la partita di Serie C del Teramo che è in campo, sta per tornare in campo contro il Ravenna. Biancorossi in vantaggio, 2-1. Prima dell'inizio della partita andiamo proprio al Bonolis da Ania Cantagalli. Ania, buona serata. E allora, tutto in pochi minuti, tutto in 13 minuti, vantaggio del Teramo con De Grazia, pareggio di Samb per il Ravenna e poi nuovo vantaggio del Teramo con Ivan Speranza. Che primo tempo è stato con il Teramo che conduce 2-1? Ciao Jacopo, buonasera a voi. È stato un discreto primo tempo per quanto riguarda non solo i gol segnati, anche di pregevole fattura, ma anche globalmente per quanto riguarda le emozioni, questa prima Bonolis di campionato per il Teramo. Hai detto bene i gol, tutti di Mancino fino a questo momento. Ha iniziato De Grazia al 22esimo quando ha recuperato palla dal limite dell'area, poi si è accentrato e ha lasciato partire un Mancino che ha beffato Venturi sul proprio palo per il vantaggio del Teramo. Attenzione, adesso c'è proprio un'azione della squadra di Asta con bacio terracino che riesce a guadagnarsi il settimo angolo per quanto riguarda i suoi, angolo che andrà a battere Tulli. Dicevamo del gol di De Grazia che ha portato in vantaggio il Teramo, che poi dopo il vantaggio si è sciolto, per così dire, ha iniziato a imbastire una manovra migliore, a farsi vedere con più convinzione in avanti. E poi c'è stato quel tiro dai 30 metri di Samb, dell'ex Ancona Samb, che ha beffato calore dalla distanza con un altro Mancino a rientrare a beffare appunto il portiere del Teramo. Teramo che comunque poi non si è abbassato per quanto riguarda il baricentro, ha continuato a fare gioco, a provarci con anche Foggia, che è molto volenteroso, si vede l'attaccante che sta cercando di sbloccarsi, a sbloccare però tra virgolette la difesa del Teramo per quanto riguarda la vena realizzativa e anche il risultato. Per portare in vantaggio la formazione di Asta è stato il capitano Ivan Speranza. Dagli sviluppi del sesto corner per la formazione di casa, Speranza ha defilato col Mancino, un altro Mancino, ha battuto Venturi per l'attuale 2-1 con cui il Teramo conduce per l'appunto qui al Bonolis sul Ravenna. Siamo al secondo minuto di questo secondo tempo con il Ravenna in possesso del pallone nella propria metà campo, il lancio lungo a cercare Papa. Per adesso si combatte, non ci sono state né sostituzioni in questa ripresa né azioni degne di nota, a parte un pallone a spiovere che è arrivato dalle parti di Venturi poco fa e che è riuscito a parare il portiere del Ravenna. Ricordiamo, il Teramo non ha a disposizione né Graziano perché è squalificato, né Amadio perché è infortunato. Dall'altra parte il Ravenna non ha l'ex capitano squalificato anche lui per un turno perché è espulso lunedì, domenica scorsa nel match perso dal Ravenna contro la Triestina 5-1 in casa. A te. Grazie Ania, tra un po' poi torneremo da te per un salto se ci saranno aggiornamenti o anche solo per vedere come si sviluppa questo secondo tempo. Io vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060. Saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, eccoti. Ciao, qua. Ciao Jacopo. Tra un po' torneremo da te, ma mi si era staccato il microfono e quindi ho dovuto rimediare in corso d'opera. O ti sentivi bene lo stesso? Eh sì, dicevamo, oggi è stata una giornata che analizzeremo con i nostri inviati della redazione che sono stati sui campi, perché c'erano tre derby in Serie D ed escono con il sorriso Pineto, San Nicolò e L'Aquila, sconfitte per Vastese, Francavilla e Nerostellati, pareggio per l'Avezzano ma che sa più di sconfitta che di un punto guadagnato in classifica. Vediamo allora i risultati, partiamo con la Serie A, si sta giocando al Bentegodi di Verona, la partita tra Chievo e Atalanta, aspettando il posticipo delle 20:45 di Marassi tra Genoa e Lazio.
Crotone-Inter giocata ieri 0-2, stessa cosa giocata ieri Fiorentina-Bologna 2-1, il Milan ha battuto l'Udinese 2-1, il Napoli fa un sol boccone del Benevento, del grande ex Marco Baroni 6-0, Sassuolo-Juventus all'ora di pranzo 1-3, Spal-Cagliari 0-2, Torino-Sampdoria 2-2, Chievo-Verona-Atalanta 1-0, ma è un risultato ancora parziale. Come detto, alle 20:45 ci sarà la partita tra Genoa e Lazio. Vediamo la classifica, mentre vedete che in alto a sinistra continueremo a seguire secondo per secondo Teramo-Ravenna, in alto a destra vedete il riassunto delle partite di questo pomeriggio delle squadre abruzzesi in Serie D per chi magari si fosse perso qualcosa. Classifica della Serie A. Comandano a punteggio pieno Napoli, Juventus e Inter, a 9 punti il Milan, a 8 punti il Torino, a 7 punti il Lazio e Sampdoria, 6 punti per Roma, Fiorentina, Cagliari e Chievo-Verona, ammesso che il Chievo riesca a portare a casa la vittoria proprio contro l'Atalanta. 4 punti per Bologna e Spal, 3 punti per Udinese e Atalanta, 1 punto per Genoa, Sassuolo, Crotone e Las Verona. Ancora ferma al palo il Benevento. Vediamo la Serie C, perché ci sono state delle partite che si sono giocate e sono finali, altre che si stanno giocando. Certamente finale Modena-Renate, perché è stato l'anticipo, dunque 0-3. Albinoneffe-Sant'Arcangelo, finale 3-1, si è giocato nel pomeriggio, così come Feralpi-Salofano 2-1, Fermana-Mestre 1-0 e Triestina-Sud-Tirol 1-1. Questi sono finali, perché si giocavano, erano partite che si giocavano nel primo pomeriggio. Alle 18:30 invece sono iniziate Bassano-Pordenone e vedete che ci sono tanti gol, già 2-2, la Benedettese in vantaggio a Gubbio 1-0, il Teramo in vantaggio con il Ravenna 2-1. Domani alle 20:45 il super posticipo di Serie C tra due delle principali favorite alla vittoria finale, peraltro derby Veneto tra Padova e Vicenza. Questa settimana riposa la Reggiana. Vediamo come sarebbe a questo punto la classifica, anche se poi ve la mostreremo nel corso della serata, perché insomma c'è da fare sempre la tara rispetto ai risultati, se sono definitivi o meno. Comunque per il momento il Pordenone sarebbe a 10 punti, Vicenza, San Benedettese e Renate 9, 7 per il Bassano, 6 per Alpisalò e Albinoleffe, 5 Triestina, Mestre e Sud-Tirol, 4 Reggiana, Teramo e Fermana, 3 punti per Padova, Fano, Ravenna e Sant'Arcangelo, 1 per il Gubbio, 0 per il Modena. Ma ripeto, prendetela veramente con le pinze questa classifica, perché sarà in corso di aggiornamento. Intanto Ravenna vicina al gol, vero Ania? Sì, mi senti? Maestrello che già... Sì, io ti sento, tu mi senti? Ok, noi non ti sentivamo. Ok, c'è stata un'occasione per Maestrello, il più pericoloso dei suoi anche nel primo tempo. Barzaghi ha fatto partire un cross dalla sinistra, adesso prova a rispondere il Teramo con un colpo di testa fuori però di Ilari. Dicevamo dell'occasione di Maestrello, che di nuovo di testa ha provato a indirizzare il pallone verso la porta, pallone che però è terminato di poco al lato, con calore che comunque sembrava osservare la sfera destra sulla traiettoria. Intanto prima sostituzione della gara per il Ravenna, esce Piccoli, entra il numero 24 De Sena, che doveva essere il titolare accanto a Maestrello per l'appunto al posto di Samb, quindi rinforza il reparto offensivo Antonioli per provare a trovare perlomeno la via del pareggio. Grazie Ania. Allora eravamo rimasti alla Serie C, vediamo allora i risultati. Questa è la classifica, ok. Adesso vediamo invece la Serie D. Ovviamente il girone che ci interessa, quello F, Avezzano-Monticelli 1-1, e come detto questo è un pareggio che sa quasi di sconfitta per la formazione marsicana. Campobasso-Fabriano 2-0, Castelfidardo-Agnonese 0-0, Francavilla-San Nicolò 0-1, vittoria in trasferta in uno dei tre derby di giornata per il San Nicolò di Campanile. L'Aquila Nero Stellati invece l'altro derby lo vince nettamente la formazione rosso-blu di Battistini 3-0. Clamoroso a Matelica, non tanto per la vittoria della Jesina che già è clamorosa di per sé, ma per come è arrivata con il Matelica che era in vantaggio
fino a pochi minuti dalla conclusione, e poi in pochi istanti la Jesina ha ribaltato il risultato, e questo è un 2-1 pesante, perché poi vedremo anche i riflessi di classifica. Il Pineto vince di misura il derby contro l'Avastese, decide un gol al quarto d'ora del primo tempo del neo arrivato Esposito, che poi in realtà è un ritorno in bianco-azzurro. Recanatese e San Giustese è finita con la vittoria della formazione di Monte San Giusto per 1-0. La Vispesaro vince 1-0, una partita per nulla facile a San Marino, e per 1-0 questo successo proietta, vediamo a livello di classifica, proprio i pesaresi in vetta solitaria della graduatoria. Riusciamo a vedere la classifica? Sì, eccola qua. A 9 punti, 7 punti per San Giustese e Campobasso, 6 per L'Aquila, Matelica e Fabriano, 5 per la Jesina, 4 Castelfidardo, Vastese, San Marino e Agnonese, 3 punti per il Francavilla, il San Nicolò e il Pineto, 2 per l'Avezzano, 1 per Monticelli e Recanatese, a 0 punti ancora il Nero Stellati. Io saluto accanto a me, proprio reduce dal Mariani Pavone di Pineto, Roberta Di Sante. Ciao Roberta, ben ritrovata. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti quanti voi. Intanto però vado da Andrea per chiedergli un giudizio. Andrea, sulla giornata complessiva. È chiaro che era un turno di campionato particolare per noi abruzzesi, 6 squadre su 7 si affrontavano tra di loro. Non ci sono stati pareggi da queste tre partite, 3 vittorie per Pineto, San Nicolò e L'Aquila, che rilanciano un po' le quotazioni di Pineto e San Nicolò, che erano le due squadre partite senza fare punti e che oggi proprio nei derby hanno ritrovato il riscatto. E questo è l'aspetto più significativo, cioè che queste due squadre che erano a secco di punti adesso hanno mosso la classifica e lo hanno fatto cogliendo dei successi importanti, perché il Pineto ha battuto l'Avastese, che finora si era mostrata coriacea e anche oggi nel complesso ha dimostrato di avere queste attitudini. Dall'altro lato il San Nicolò, che veniva da 2 sconfitte, peraltro l'ultima condita anche da tanto nervosismo con 2 espulsioni, oggi ha fatto un figurone a Francavilla, perché da quello che insomma abbiamo raccontato nel pomeriggio attraverso Paolo Renzetti e da quello che anche vedremo, il successo è stato forse anche più largo rispetto a quanto dica il risultato. Quindi buone notizie per Pineto e San Nicolò. È chiaro che la brutta notizia è quella legata ai Nero Stellati, che non hanno avuto un buon approccio a questo campionato, e probabilmente la rosa, confermiamo quanto detto la scorsa settimana, va rinforzata se possibile, perché probabilmente non ci sono le caratteristiche tecniche necessarie per affrontare questo campionato. Se una neopromossa che ha tutto questo entusiasmo perché è una debuttante assoluta approccia in questo modo, 4 gol presi, 7 gol Francavilla, 3 oggi all'Aquila, peraltro segnando 2 gol alla prima giornata e nessuno nelle successive, è evidente che qualcosa non va. Solitamente le neopromosse fanno bene all'inizio perché hanno entusiasmo e poi possono accusare un calo. Invece questi sono dei segnali preoccupanti cui porre rimedio, non solo compattandosi ma intervenendo e potenziando la rosa, altrimenti potrebbe trasformarsi questo campionato in un calvario. Bene l'Aquila, che va oltre i problemi societari, questo closing che sembra slittare, 6 punti, è una sconfitta sola ma sul campo della capolista del girone, peraltro giocandosela fino alla fine, quindi l'Aquila c'è, può fare un buonissimo torneo, però è chiaro che vanno risolti i problemi societari, perché altrimenti alla lunga questo campionato rischia di essere vanificato. Chiudo con l'Avezzano, che è un'altra nota stonata di questa non solo giornata ma di questo 2 punti, sprecando 2 opportunità casalinghe, perdendo il match a Vasto. Sicuramente non è quello che voleva il presidente Paris. Io oggi in trasmissione ho detto che potrebbe già scricchiolare la panchina di Giampaolo. Io penso che sarà normalmente in panchina a Pesaro, ma appunto domenica c'è Vissavezzano
e quindi arrivare in questo modo al Benelli non è la situazione migliore, e se l'Avezzano dovesse scivolare sul campo della capolista, e ci può stare, come la mettiamo? Ok, chiarissimo. Intanto ci scrivono chi può dire la propria nel campionato di Serie D. È ancora un po' presto per fare delle valutazioni. Intanto a Roberta chiedo... Jacopo, che la Vis Pesaro era una delle squadre più attrezzate ed è la squadra che è partita meglio, numeri alla mano. Certo. È l'unica squadra a punteggio pieno, ha un ottimo potenziale, lo sta esprimendo, può ancora crescere, quindi probabilmente ora bisogna fare la corsa sulla Vispesaro. Ed è evidente che tra le abruzzesi l'Aquila e l'Avezzano sono le squadre più attrezzate, ma l'Avezzano ha avuto una partenza handicap. Pensavo potesse fare qualcosa di più anche il Pineto, che però deve migliorare davanti, deve dotarsi di un centravanti. Appunto, questa sarebbe stata la mia parcellizzazione della domanda generale del nostro telespettatore a te. Che ruolo possono recitare, allora ti chiedo, Pineto e Vastese, visto che le hai viste tutte e due oggi? A me la Vastese è piaciuta, devo dire, a dispetto del risultato. È una squadra che una squadra giovane, una squadra che comunque ha corso molto nel corso di questa partita, nel secondo tempo ha creato parecchie occasioni e forse meritava anche il pareggio per quanto visto nella ripresa. Devo dire che il Pineto si è difeso molto molto bene nel corso di questa partita, riuscendo forse a fare quello che non è riuscito a fare domenica scorsa contro il San Marino. Sei d'accordo con il fatto che sia un Pineto cinico e fortunato? Intanto ti fanno i complimenti per il nuovo look. Noi non te li abbiamo fatti, ma te li avevamo fatti già qualche giorno fa. Come sta andando Vittorio Esposito a San Benedetto? Sta giocando alla San Benedettese? Adesso vediamo, poi non è che adesso non ci vediamo proprio tutti i giocatori, però adesso prometto che mi informo subito. Ci informiamo. Pineto cinico e fortunato, e l'altra parte è: però questa squadra deve fare qualcosa di più. Sì, sono d'accordo su questo, perché oggi insomma è stato un buon Pineto. C'è la costruzione del gioco, anche domenica scorsa contro il San Marino ci sono state le occasioni, vanno finalizzate meglio, va impostata meglio la fase d'attacco, insomma negli ultimi 16 metri. Domenica scorsa sono mancati, oggi meglio con l'ingresso di Esposito, che però non è una punta, quindi diciamo anche questo. Ha giocato una grande partita al suo ritorno oggi il mediano, che insomma può giocare sia come centrale che sulla fascia sinistra, come ha fatto benissimo oggi, una prestazione di grande personalità. Però davanti bisogna fare qualcosa di più, sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. Intanto per l'amico da casa che vuole sapere, Vittorio Esposito, sono andato a ritrovare, sta giocando titolare contro il Gubbio, la San Benedettese sta vincendo 1-0, gol di Luca Miracoli. Chiedendo sempre com'è la situazione rapidissimamente allo stadio Bonolis di Teramo ad Agna Cantagalli, prima abbiamo visto un'occasione clamorosa fallita da Ravenna. Direi proprio di sì, Jacopo. Qui siamo al 17° del secondo tempo, sempre 2-1 per il Teramo sul Ravenna, ma al quarto d'ora Cenci ha sprecato un'incredibile occasione per i suoi, perché dopo un tiro dalla distanza di De Sena ribattuto da Calore proprio sui piedi dell'esterno, Cenci non è riuscito a indirizzare il pallone in porta, praticamente a porta vuota ha tirato per fortuna del Teramo la sfera a lato, un'occasione che fa il paio con quella avuta da Bacio Terracino qualche istante prima sul movimento dell'esterno, l'altro esterno del Teramo, Tulli lo ha servito sulla corsa, attenzione adesso a Maestrello ancora che riesce a servire alle spalle De Sena, e poi Murato il tiro di De Sena sulla linea, ha salvato Ivan Speranza, un gol fatto che sembrava quello del Ravenna, murato dal capitano del Teramo con Calore, che però è riuscito forse in maniera
maniera troppo affrettata sul maestrello, bravo a difendere il pallone, a lasciarlo alle spalle per De Sena, e poi il tiro da parte del neo entrato del Ravenna, murato sulla linea di porta da parte di Speranza. Altra occasione clamorosa al 19esimo per il Ravenna, che sta provando davvero a fare di tutto per cercare la via del pareggio. Vi dicevamo però di quell'occasione di Bacio Terracino, servito sul movimento, sulla corsa da Tulli, il suo tentativo però non è stato abbastanza forte di testa da riuscire a impensierire Venturi, che è riuscito a fermare il pallone. Per adesso un Teramo in difficoltà in questo secondo tempo, qualche difficoltà in fase di impostazione di gioco, si stanno scaldando vari elementi, tra cui anche Sumaré. A te. Sì, abbiamo rivisto in bassa frequenza l'occasione, possiamo dire doppietta di Speranza, di fatto, sì. Un gol l'ha fatto nella porta giusta, vero Andrea? Sì, sì, un grande salvataggio. E uno lo ha salvato perché era 2-2. Non gli ha tirato addosso, ha dovuto fare un intervento praticamente in estirada con la punta del piede, è arrivato a ricacciare questo pallone, un salvataggio davvero clamoroso perché, ripeto, non gli ha tirato addosso l'attaccante e quindi lui fermo poteva respingere, no, è andato in scivolata, quindi davvero hai detto bene, una doppietta di Speranza. Doppietta di Speranza, va bene. Allora Roberta, siamo pronti per vedere, perché col tuo servizio apriamo, mentre in Serie A c'è stato il pareggio dell'Atalanta a Verona contro il Chievo, gol del Papu Gomez, Pineto Vastese, ce la racconti tu, vediamo il servizio. Primi tre punti stagionali per il Pineto, che fa su il derby contro la Vastese non senza fatica e scaccia lo spettro della prima vittoria. Provvidenziale la rete di Francesco Esposito, tornato in casa biancazzurra in settimana e subito decisivo. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 4-3-3. Uno squalificato per parte della quercia tra i locali, Bagaglini nelle fila aragonesi. Amaolo getta subito nella mischia Esposito sulla fascia sinistra e fa esordire in avanti il classe 99 Zippilli nel tridente con Bisegna e Gragnoli. Colavitto inserisce Amelio in luogo di Bagaglini in difesa, mentre in avanti c'è Leonetti dal primo minuto nel tridente con Fiore e Cristaldi. Gara equilibrata in avvio con le due compagini che si studiano a vicenda. Prima occasione di marca ospite al 12esimo. Intuizione di Fiore, che mette Leonetti solo davanti a Giachetta, ma da posizione defilata l'esterno d'attacco calcia al lato. Alla prima vera occasione un cinico Pineto passa. Al 16esimo Bisegna lancia Esposito, che dalla sinistra piazza il diagonale chirurgico all'angolino opposto e suggella il ritorno in biancazzurro con la gioia del gol. La Vastese prova a reagire allo svantaggio e al 23esimo sciupa una grandissima occasione con Cristaldi, che da due passi calcia addosso a Giachetta, che si salva coi piedi. La gara è godibile tra due formazioni che si affrontano a viso aperto e al 25esimo dalla parte opposta è Pezzotti ad impegnare Camerlengo. Ultima occasione dei primi 45 minuti per la Vastese, con la punizione di Pizzutelli che sfiora il palo e termina sul fondo. Nella ripresa i biancorossi di Colavitto tornano in campo con maggiore convinzione e spingono sull'acceleratore alla ricerca del pari. Brividi al terzo minuto, quando Stivaletta dalla distanza centra in pieno la traversa. Leonetti raccoglie la respinta, ma in tuffo spedisce tra le braccia dell'estremo biancazzurro. Quindi Amaolo decide di cambiare, inserendo un difensore in più come Pepe e Tinè in avanti in luogo di Zippilli, passando di fatto ad un 5-3-2. Colavitto risponde inserendo Bittà e Lucciarini in luogo di Pizzutelli e De Feo, cambiando in un 4-4-2, ma l'unica occasione in una fase piuttosto confusa della gara è una conclusione dalla distanza di Fiore, facile preda di Giachetta. Quindi Colavitto tenta il tutto per tutto e getta nella mischia anche Colitto, ma l'occasione più ghiotta per pervenire al pari al 43esimo viene dalla solita palla inattiva pennellata dal capitano per la testa di Bittaie, che in torsione sfiora il palo. Sul capovolgimento di fronte, la risposta pinetese, anch'essa al lato. È l'ultimo sussulto di una gara che un cinico Pineto porta a casa, finalizzando al massimo le occasioni create e difendendo il risultato con le unghie e con i denti dagli attacchi di una Vastese alla prima sconfitta stagionale, rea di aver creato molto, soprattutto nella ripresa, senza però essere riuscita a concretizzare. Mister Amaolo, finalmente arriva questa prima vittoria, quanta sofferenza però soprattutto nella ripresa.
Tantissimo, sapevamo che c'era da soffrire perché lo stato d'animo non era quello dei giorni migliori dopo due sconfitte consecutive, e incontriamo la Vastese in piena salute perché le ultime tre partite aveva fatto 7 punti, compresa la Coppa Italia, diciamo, e questo si è visto in campo. Una squadra che giocava libera, senza pressioni, noi abbiamo a livello psicologico accusato un po' il colpo, però abbiamo sofferto e è venuta fuori una vittoria stringendo i denti, quindi una prova di carattere da parte della mia squadra. Per quanto riguarda Esposito, sono contento che il ragazzo è tornato a far parte del nostro organico, è un giocatore che ha fatto benissimo l'anno scorso e noi avremmo voluto tenere fin dall'inizio. Poi il giocatore ha fatto un'altra scelta, quindi l'abbiamo accettata, però è tornato e siamo contenti di questo. Per quanto riguarda Giarcelluti, era rientro dopo 2 settimane e secondo me forse ho rischiato un po' troppo e metterlo in campo subito, speravo in una, diciamo, condizione migliore, però visto che dopo 2 o 3 situazioni andava in affanno, quindi avevamo bisogno di un giocatore fresco e potesse dare qualcosa in più a livello tattico per quanto riguarda la fase di non possesso, quindi è stato un cambio dovuto soltanto di carattere tattico, però tutto sommato quando è entrato ha fatto bene, ha preso fatto due o tre ripartenze fatte bene, quindi bene che l'abbiamo recuperato in anticipo e l'abbiamo a disposizione per la prossima gara. Mister Colavitto, a Pineto arriva la prima sconfitta della stagione per la Vastese, una sconfitta forse immeritata soprattutto alla luce delle numerose occasioni che siete riusciti a collezionare nel corso della ripresa. Sì, hai detto bene, questo è un campo per me ostico. Comunque nel calcio vince chi la mette dentro, quindi loro l'hanno messa dentro e alla fine hanno portato a casa i 3 punti. Se non metti il pallone dentro la porta è normale che non, i punti non li fai, quindi andiamo avanti. Che cosa non ha funzionato rispetto alle altre partite nello scacchiere tattico, se c'è qualcosa che non ha funzionato? No, ho nulla da dire ai ragazzi, perché i ragazzi si sono impegnati, abbiamo creato tanto. Ci siamo presentati non so quante volte davanti al portiere, comunque sono un po' rammaricato perché dovevamo capitalizzare al massimo le occasioni avute, quindi non siamo stati, come si dice, cattivi sotto porta, quindi non l'abbiamo messa dentro e ce ne andiamo a casa con 0 punti. Questa era Pineto Vastese, raccontata da te, allora... poi rispondiamo su Umberto Marino, poi cerchiamo anche con i messaggi, voi continuate a scriverci, poi noi vi rispondiamo a seconda dell'argomento che stiamo trattando per non fare confusione. Roberta, mi sai dire la scelta assurda di mettere terzino Pezzotti invece di metterlo vicino alla porta avversaria? Con il suo sinistro potrebbe fare male. Segnatela, me la segno io della posizione di Pezzotti. Segna tu, poi ti spiego. Ok, perché abbiamo visto un Pineto, noi lo vediamo per la prima volta, tu invece hai avuto la fortuna di essere al Mariano di Pavone, vediamo per la prima volta questa partita e bisogna dire che la Vastese ha avuto la stragrande maggioranza delle occasioni. Poi il Pineto l'ha vinta, però la Vastese ha un'ottima partita. Assolutamente, quello che ti dicevo prima, una Vastese che mi è piaciuta molto, soprattutto nella ripresa, una Vastese che non è riuscita però poi a concretizzare le occasioni, un po' quello che ha fatto il Pineto domenica scorsa con il San Marino, che comunque ha avuto delle occasioni però non è riuscita poi a concretizzarle. Vuoi perché comunque il Pineto a un certo punto si è difeso bene ad un certo punto della partita, abbiamo visto che Amaulo ha inserito un difensore in più, ha tolto Bisegna per inserire Pepe, si è messo a 5 dietro proprio perché si è reso conto che in quel momento la squadra stava soffrendo le incursioni degli avanti della Vastese. Colavitto ha inserito anche Colitto ad un certo punto della gara, addirittura passando al 3-4-3, però non è bastato ad una Vastese che forse è stata anche un po' sfortunata per riuscire a recuperare questa partita, però le occasioni indubbiamente la Vastese le ha avute. E allora rispondiamo al nostro spettatore da casa, così che ringraziamo, così come ringraziamo tutti quelli che ci scrivono, che hanno la pazienza di seguirci, ci seguono in parecchi, intanto vedete seguiamo, abbiamo sempre un occhio e un orecchio. Ania, vengo da te.
Che succede? Calcio di rigore per il Teramo, calcio di rigore per il Teramo, Jacopo, alternamento di Poggia da parte di Venturini, contatto sospetto che già c'era stato al 21esimo, adesso però il direttore di gara ha segnato calcio di rigore a favore per il Teramo su un bel movimento, una bella ispirazione da parte di Tulli per l'attaccante ex Melfi e proprio lui sul dischetto ad incaricarsi della battuta Foggia contro Venturi. Siamo, ricordiamo, sul 2-1 per il Teramo quando siamo giunti al 29esimo di questo secondo tempo. Ancora il direttore di gara che sta facendo sistemare i giocatori fuori dal Foggia, a parte la rincorsa e il gol per del Teramo, si blocca Ciro Foggia con la maglia biancorossa, porta il tris a favore della formazione di Asta. Quando siamo arrivati al 20:30 e questo secondo tempo, Teramo 3 Ravenna 1, un momento molto complicato per il Teramo che aveva rischiato di incassare il pareggio del Ravenna in diverse occasioni questa seconda frazione di gioco. A te. Grazie Ania, soprattutto per la tempestività, ti abbiamo beccato proprio mentre ci facevi segno che stava succedendo qualcosa, ti abbiamo beccato proprio live, adesso non ce ne vorrai, ti abbiamo beccato proprio mentre facevi così. Esatto, va bene, ci sentiamo tra un po'. Buone notizie dal Bonolis 3-1 Ravenna, rispondiamo al nostro telespettatore su Pezzotti. Sì, è stata una scelta obbligata. Pezzotti è un giocatore secondo me prezioso in questo momento, molto prezioso per Daniele Amaulo, perché è un giocatore che può svariare su tutta la fascia sinistra, quindi viene utilizzato sia come esterno basso che come esterno alto. Ovviamente sarebbe più opportuno farlo giocare in avanti, dove effettivamente quando si propone, anche oggi quando l'ha fatto, quando l'ha potuto fare, ha messo diversi palloni giocabili. Però c'è un motivo per cui Amaulo è stato tra virgolette costretto a farlo giocare come esterno basso. C'è un problema sugli under, come sappiamo devono giocare obbligatoriamente dei fuori quota, solitamente gioca Della Quercia sulla destra e Fiumara gioca a sinistra. Oggi però Della Quercia era squalificato, certo. Bisognava inserire necessariamente un 99, quindi Amaulo è stato costretto a inserire il 99 in avanti, come ha giocato Zippilli, e poi dopo è subentrato Tinè. Tra l'altro mi è piaciuto anche il ragazzino all'esordio, questo 99 della Juniores Zippilli, così come anche Tinè quando ha giocato ha fatto abbastanza bene. E quindi ha dovuto inserire il 99 davanti e addietrare. L'unico che può giocare in quella posizione è Pezzotti, e poi a centrocampo ha inserito Esposito. Quindi anche per far spazio ad, certo, Esposito, che è un over, doveva in qualche modo. Purtroppo ci sono anche ovviare. Queste contingenze che costringono a volte. A noi oggettivamente non è che piacciono tanto il fatto che un allenatore debba essere costretto a rimischiare ogni volta le carte, a fare doppie sostituzioni, però è così, il regolamento è così, e ce lo teniamo. Roberta, resta con noi perché dopo continuiamo a parlare, ci devi parlare della Vastese. Okay. Andiamo in pubblicità, però sono le 20:03 per chi ci segue in diretta, ci fermiamo un attimo, non cambiate canale e poi la seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, mentre siamo al minuto 82 di Teramo Ravenna. Ania, 30 secondi di aggiornamento da te e poi continuiamo a parlare di Pineto Vastese.
37esimo, sempre 3-1 per il Teramo, poco fa occasione per Ilari, servito bene da Sommeri che ha lasciato sul posto Barzaghi e poi ha messo in mezzo l'esterno. È appena entrato al posto di Bacio Terracino nel Teramo, appunto poi il servizio per Ilari che in una sorta di approbazione non è riuscito a indirizzare il pallone in rete. Cambi anche per il Ravenna, ti rubo ancora qualche secondo perché sono entrati Ronchi per Barzaghi poco fa, qualche istante fa, e Magrini per Cenci, e anche altri due cambi dunque per la formazione di Antognoli, a quota 3 sostituzioni. Ricordiamo che quest'anno sono possibili 5 cambi in 3 intervalli di gioco. A te. Grazie Agnio, torneremo da te per il finale, per gli ultimi istanti della partita. Intanto Roberta, ti chiedo l'impressione della Vastese. Dove può arrivare secondo te ragionevolmente questa squadra costruita bene e che però è chiaro che deve dimostrarlo di valere le parti nobili della classifica? Ma per quello che ho visto io oggi, ripeto, a me è piaciuta, deve ovviamente avere maggiore freddezza sotto porta. Non so adesso al cospetto, io ho visto che ha giocato una buona partita contro il San Marino che ho visto a Pineto domenica scorsa e mi ha fatto un'ottima impressione come squadra, penso che insomma, insieme alla Vispesaro sia una delle favorite, quindi penso che se la Vastese riesca a quadrarsi ancora meglio e ad avere quella freddezza che oggi gli è mancata, penso che possa dire la sua. Ovviamente, come dici tu, deve dimostrarlo, però insomma come impressione non mi è dispiaciuta, ecco, la squadra, assolutamente, niente da dire. Perfetto, Roberta, io ti ringrazio per l'analisi di questo che era il primo dei 3 derby di giornata, sì, che rivivremo durante questa serata. La domenica prossima ci sarà, ce ne sarà un altro, San Nicolò Pineto. Oggi hanno appunto vinto entrambe e poi vediamo insomma domenica prossima. Mi hai tolto le parole di bocca perché il servizio che stavo per chiamare adesso è relativo alla vittoria del San Nicolò al Valle Anzucca di Francavilla. Per noi allo stadio c'era Paolo Renzetti che ha fermato il servizio. Colpaccio meritato della Virtus San Nicolò al Valle Anzucca, dove i ragazzi di Campanile conquistano con merito la vittoria grazie ad una rete realizzata da Di Benedetto in chiusura di primo tempo al cospetto di un Francavilla a dir poco spento e praticamente mai capace di creare problemi al portiere ospite di Berardino. Chi si attendeva un Villa con il vestito della festa dopo il 7-0 con il Nero Stellati è rimasto profondamente deluso con la squadra in giornata negativa. Giallorossi di casa in campo con il 4-3-3 Virtus San Nicolò che si affida al 4-2-3-1. Agli ordini di Bracaccini di Macerata si comincia di fronte a 400 spettatori. Al secondo subito padroni di casa pericolosi con Banegas che dalla distanza colpisce in pieno la traversa. È però un fuoco di paglia con gli ospiti che si organizzano e si rendono pericolosi già al 12esimo con un tiro di poco al lato di Tedesco. Brividi dalle parti di spacca anche al 16esimo quando su cross di Ndaye, Chiacchiarelli di testa, manca di pochissimo il vantaggio grosso. Ancora San Nicolò al 19esimo con un gran tiro dall'interno dell'area di rigore di Tedesco e la risposta da campione del portiere Spacca. Cresce la squadra di Campanile che crede nel colpaccio anche se al 22esimo è Palumbo a mancare di poco la mira. Ci prova anche al 24esimo la formazione del presidente Candeloro con Banegas che riceve palla al limite, si accentra ma poi conclude centralmente fra le braccia di Di Berardino. La gara è aperta con attacchi dall'una e dall'altra parte visto che poi al 28esimo sempre Tedesco per la Virtus in area francavillese ad alzare sopra la traversa, così come accade al 31esimo a Maisto, vicinissimo al gol per la sua squadra. Più San Nicolò che Francavilla, mentre sugli spalti entrano i tifosi della formazione di casa solo alla mezz'ora. In campo si rivede invece al 41esimo ancora Tedesco per gli ospiti con un tiro a fil di palo prima della rete di Di Benedetto che infila Spacca proprio allo scadere per il gol del vantaggio bianca-azzurro con cui si chiude la prima frazione.
La ripresa si apre al primo ancora con il giocatore della formazione ospite, pericoloso, che con spacca, che dice no, in calcio d'angolo. Iervese non ci sta e opera una doppia sostituzione mandando in campo Di Pinto e Di Renzo per Molenda e Sanseverino. Nel San Nicolò entra in campo Massetti, che al 13° fallisce di un soffio il 2-0, mentre il Francavilla continua ad arrancare, mancando sia in fase di costruzione che in quella di finalizzazione. E così la squadra ospita a sfiorare per due volte il raddoppio, prima al 19° con un tiro di Moretti parato da spacca e poi con una respinta ancora dell'estremo giallorosso su conclusione di Cane. Iervese cambia ancora, ma gli effetti sono quasi impalpabili, visto che la squadra ospite riesce a controllare le fasi finali della gara senza assilli, andando a conquistare una vittoria meritata che permette alla formazione biancazzurra di lasciare quota zero e conquistare il primo successo stagionale. Per il Francavilla più di due passi indietro sul piano del gioco e la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare. Campanile, complimenti, un ottimo San Nicolò che ha vinto con merito oggi sul campo del Francavilla. Avevate preparato bene questa gara con una squadra che nell'ultimo turno aveva vinto per 7-0 col Nero Stellato. Sì, sono molto contento della prestazione, a parte il risultato, della prestazione dei ragazzi, perché diciamo che settimana dopo settimana stanno metabolizzando quello che dal primo giorno gli chiedo, quindi insomma riuscire a dare tanta intensità, riuscire ad andare ad attaccare con 4-5 persone, saper gestire i momenti della partita, e quindi io giorno per giorno li vedo crescere. Sicuramente non era facile venire a giocare a Francavilla, che è una squadra sicuramente rispetto ai programmi nostri diversi, e poi soprattutto venendo a due sconfitte che secondo me immeritate, quantomeno l'ultima, perché abbiamo giocato contro il Matelica, ma credo che abbiamo fatto la stessa prestazione di oggi e siamo usciti con 0 punti, quindi non era facile a livello psicologico, e i ragazzi hanno risposto da squadra matura, da squadra che sa quello che vuole e da squadra che si vuole levare tante soddisfazioni. Quali secondo Iervese i motivi di una prestazione così opaca dopo un 7-0 con il Nero Stellati, che comunque aveva fatto pensare ad una partita in discesa oggi con il San Nicolò? No, io non lo pensavo questo, tant'è vero che anche alla vigilia ero molto preoccupato di incontrare il San Nicolò, perché sapevo che è una squadra di categoria, quindi una squadra determinata, rognosa, che sa il fatto suo. Noi, a prescindere, ecco, il risultato, anche due domeniche fa abbiamo perso in casa, però abbiamo disputato una buonissima partita. Oggi proprio abbiamo fatto nulla di quello che dovremmo fare noi ogni domenica, quindi sicuramente la colpa era in primis dell'allenatore, però ecco, ripeto, non siamo stati bravi a fare quello che avremmo dovuto fare. Tra un po' parleremo di Francavilla-San Nicolò, però prima andiamo a Teramo perché ha accorciato le distanze in Ravenna con De Sena e siamo allo scadere dei minuti regolamentari. Ania. Sì, ci saranno addirittura 6 minuti di recupero qui al Bonolis Jacopo. Teramo che si complica la vita da solo, perché è un pallone che ha danzato su uno spiavente dalle retrovie, un colpo di testa di un compagno di squadra, la palla stessa è arrivata a De Sena, che fortunatamente per il Teramo non ha giocato titolare, perché è stato da quando è entrato l'uomo più pericoloso per i suoi, e lo stesso De Sena è riuscito ad accorciare le distanze e quindi a rimettere ancora di nuovo in discussione il risultato finale, con il Ravenna che adesso sta cercando a scrombattuto di trovare di nuovo la via del pareggio, come già era successo sul 2-1, un pallone che addirittura arriva dalle parti di Calore, oggi non eccelso, ci sentiamo di dire il portiere del Teramo, a differenza delle precedenti due uscite, pallone che poi termina fuori, un pallone che ha preferito non toccare con la sfera che arrivava dalle sue parti sulla linea di porta, e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Teramo. Ravenna che si è giocato tutti i cambi e sono entrati anche Portoghese al posto di Selleri e Sabba al posto di Samb. Siamo nei minuti di recupero, il primo è già andato via, Jacopo, sempre 3-2 a favore del Teramo, ma gara ancora aperta purtroppo per i biancorossi qui a Bonolis. Tra un po' torniamo da te, Ania, intanto ti do il raddoppio della San Benedettese a Gubbio, quindi Gubbio 0, San Benedettese 2, tra poco anche il marcatore. Do la buona serata a Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao Jacopo, buonasera. Ci hai raccontato la partita di questo pomeriggio del Valle Anzuca. Prima di addentrarci nello specifico della partita di oggi, una cosa c'è da dire: al Valle Anzuca il Francavilla non va.
Sì, due partite, due sconfitte, ma come diceva Iervese, stavamo ascoltando proprio le interviste del 91esimo, se con la formazione marchigiana era arrivata una sconfitta, una battuta d'arresto, tra l'altro nei minuti di recupero, dopo una prova sicuramente decorosa, direi anche per certi aspetti positiva, quest'oggi le cose sono andate in maniera diversa, perché è arrivata sì un'altra sconfitta, ma è arrivata, lo ha riconosciuto lo stesso allenatore dei giallorossi, è arrivata al termine di una prova a dir poco incolore del Francavilla, perché se noi andiamo a vedere quello che è accaduto nell'arco dei 90 minuti, eccezion fatta per la traversa colpita da Banegas dopo due minuti, per il resto il portiere di Berardino del San Nicolò non ha dovuto praticamente effettuare interventi, se non questo, se così lo possiamo chiamare, questa conclusione centrale ancora di Banegas, ma dalla squadra del presidente Candeloro dopo la vittoria sonante contro il Nero Stellato, che comunque è una squadra che ha problemi, ci si attendeva sicuramente una prova diversa. Invece bisogna fare i complimenti al San Nicolò, che ha giocato con umiltà, ha giocato a viso aperto, ha avuto il merito di sbloccare alla fine del primo tempo il risultato, e poi il demerito, se questo vuole essere proprio un appunto alla formazione di Campanile, il demerito di non essere riuscito l'11 biancazzurro a chiudere la partita nel secondo tempo, quando ci sono state altre occasioni. Il migliore in campo nel Francavilla, a mio avviso, è stato Spac, e questo evidentemente spiega, direi più delle mie parole, come quello di oggi sia stato un pomeriggio tutt'altro che positivo per il Francavilla. Poi rispondiamo anche ai nostri amici da casa che ci chiedono dell'attaccante del Pineto, se arriverà in corso d'opera, di De Julis dell'Aquila. Tra un po' rispondiamo a tutto, però rimaniamo un po' sull'argomento Francavilla-San Nicolò. Per un Francavilla in tono minore c'è da dire che invece il San Nicolò ha dimostrato, è stata una rinascita, perché insomma dopo due sconfitte consecutive non era semplice andare a vincere un derby sul campo di una squadra ben attrezzata come il Francavilla. Sì, ma il San Nicolò, lo ha detto anche Campanile poi nelle interviste, non aveva demeritato domenica scorsa con il Matelica, aveva perso immeritatamente per certi aspetti, aveva chiuso anche la gara in 9, se non ricordo male, per due espulsioni. Sì. Petronio e Cala. Esatto, quindi, che tra l'altro oggi ovviamente erano assenti, voglio dire, col Matelica probabilmente la squadra, anzi sicuramente non aveva meritato quella sconfitta, o comunque era uscita a testa alta dal campo al cospetto di una delle favorite per la vittoria finale, quindi diciamo che oggi il San Nicolò si è ripreso quello che aveva lasciato per strada domenica scorsa a Morro d'Oro, però io per la prima volta quest'anno ho potuto vedere il San Nicolò e dico che questa è una squadra che darà del filo da torcere alle avversarie. Diceva Iervese, un San Nicolò rognoso, sì, proprio questo è il termine giusto, lo sottoscrivo in pieno questo aggettivo di Iervese, perché quella di Campanile è una squadra rognosa, una squadra che crea problemi alle formazioni avversarie. Tra l'altro ci sono diversi giocatori che lo scorso anno giocavano con il San Nicolò di Epifani, squadra che ha chiuso ai primi posti del campionato in classifica, quindi il San Nicolò probabilmente all'inizio forse è stato anche un po' sottovalutato nei giudizi della critica, perché io credo che questa sia una squadra in grado di poter fare un discreto campionato, anche se è chiaro che non parte come anche altre squadre abruzzesi con i favori del pronostico, mi riferisco per esempio all'Avezzano o alla Vastesia, ma credo che il San Nicolò possa, nelle corde, abbia tutte le prerogative per poter disputare un torneo più che dignitoso. E intanto ci dice Ania Cantagalli che è finito. Il Teramo batte 3-2 il Ravenna. Ania, a te. Poi torniamo a parlare ovviamente di Francavilla San Nicolò. Finita il Bolonis, prima vittoria del Teramo in campionato, che coincide anche con la prima di campionato giocata qui tra le mura di Teramo, che forse ha sbagliato un po' di gestione della gara sul 3-1, perché ha lasciato Messina che riaprisse la contesa a pochi minuti dal termine, quando il giocatore del Ravenna ha riaperto appunto la gara al 43esimo, poi però è stato molto intelligente nella gestione dei 6 minuti di recupero, guadagnandosi le palle che hanno fatto perdere tempo, e così poi per arrivare a fine gara. Ricordiamo i gol ad aprire le marcature per il Teramo nel primo tempo, per Grazia, cui poi ha replicato Sandro dalla distanza
altro poi gol, quello dell'ex Ancona, Speranza, uno dei migliori del Teramo, che ha riportato avanti la promozione di Asta al finire, sul finire del primo tempo, e che poi ha salvato nel secondo tempo su un gol praticamente fatto da De Sena sulla linea di porta. Foggia che si è sbloccato, almeno così si augurano i tifosi del Teramo, che è stato risultato sul 3-1 con un calcio di rigore che si era lui stesso guadagnato, e infine De Sena aveva riaperto la contesa, ma come abbiamo detto il Teramo è riuscito a raggiungere tre punti importanti, sia per la consapevolezza dei propri mezzi, sia ovviamente per la classifica che era ferma al punto guadagnato a Portogruaro contro il Mestre. A te. Ania, io non so se poi lì vicino riesci a carpire qualche opinione, però intanto rientriamo, ti diamo il tempo ovviamente di magari portare qualcuno al tuo microfono. Andrea, vengo immediatamente da te, commento veramente di 10 secondi, pareggio con il Mestre, sconfitta con il Vicenza, turno di riposo e vittoria con il Ravenna, il Teramo è in media. Assolutamente sì, una vittoria che ci voleva per sbloccare il campionato, per mettere subito una vittoria nella casella giusta al primo appuntamento casalingo. Questa vittoria è arrivata anche soffrendo, ma forse è meglio sentire Francesco prima. Che dici? Sì, una buona serata a Francesco Di Francesco, che sei come una specie di pappagallo alle spalle. Sì, ma mi sembra che sto facendo un bisogno, Muoviamoci. Sì, vabbè, sei... Io soffro a stare... va bene. Che ti è sembrata della partita, Francesco? Ottimo primo tempo del Teramo, ha giocato molto bene, palla a terra in velocità, un ritmo notevole, forse un tantinello pagato nel secondo tempo e poi forse qualche errore di sufficienza, di distrazione. Abbiamo sofferto, secondo me, oltre quello che il Ravenna meritava, però la vittoria non è stata mai in discussione, ripeto, anche se poi abbiamo sofferto anche questi ultimi minuti, 6 minuti di recupero, non so io. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad Andrea, Francesco, sì. Pareggio con il Mestre, poi ti libero perché sei... scomodissimo, che più scomodo non si può, e lo capisco e ti chiedo scusa in anticipo. Pareggio con il Mestre, sconfitta con il Vicenza, vittoria con il Ravenna, il Teramo in media rispetto a quello che ci si aspettava. Beh sì, ci manca il punto di Vicenza, se no con 5 punti meglio di così, considerando le due trasferte contro buone squadre, soprattutto quella di Vicenza, oggi doveva vincere, ha fatto appieno il suo dovere, c'è di che essere soddisfatti. Mi sembra una squadra che lascia ampio spazio a un moderato ottimismo per adesso. Ok, grazie Francesco, grazie, ciao, davvero. Caro, saluti a tutti, ciao ciao. Ciao Francesco. Allora, Ania, tra un po', davvero tra 30 secondi ti libero, però mi devi aiutare per una risposta ad un nostro telespettatore che ci ha scritto prima. Vuole sapere delle condizioni di De Julis dell'Aquila, che... in estate era arrivato a Teramo, dice, non si capisce bene De Julis perché si dice che è recuperato, adesso invece è andato in tribuna oggi. Allora, noi è chiaro che non possiamo sapere adesso quali sono le condizioni in questo momento di De Julis. Quello che si può dire però, e tu mi confermerai perché hai seguito attentamente la parte estiva del Teramo, è che quando è arrivato De Julis dalla Nocerina, il Teramo poi ha deciso di farne a meno perché non era esattamente nella condizione, in preparazione, quindi è un po' indietro con la preparazione. Sì, esatto, è stato quello esattamente il motivo per cui poi si è deciso di separare le strade con l'attaccante, forse c'era bisogno di aspettarlo un po', però magari in quel momento il tecnico non se la sentiva di aspettare un attaccante quando comunque aveva bisogno di un cambio per Foggia. La storia poi ha detto che comunque ha atteso, perché per il reintegro di Barbuti, per quello che è stato poi il reintegro di Barbuti, si è atteso comunque del tempo, che attualmente è il vice Foggia, ma che oggi non è entrato in campo, a differenza di quanto magari ci aspettavamo, forse per qualche problemino, riacutizzarsi del problema la caviglia ha avuto ieri durante la rifinitura. De Julis era... qui a Teramo un giocatore da attendere, credo che all'Aquila non
forse non sarà molto diversa la situazione. Evidentemente non è ancora in una condizione tale da poter neanche andare in panchina, viene da dedurre. Ha ammesso che non ci siano ulteriori problemi fisici, ma questo in questo momento non lo sappiamo. Grazie Ania, ma nel dual box vediamo che è già pronta la sala stampa dello stadio Bonolis, quindi ti lasciamo raggiungerla. La sala stampa del Bonolis con il Teramo dunque che batte 3-2 il Ravenna. Rivediamo la schermata dei risultati rapidamente della classifica con la Sammetese che ha vinto a Gubbio 2-0, 2-2 tra Bassano e Pordenone, Teramo Ravenna 3-2, domani Padova Vicenza alle 20:45, la classifica con il Teramo che sale a 4 punti e come detto è, possiamo dirlo, in media rispetto a quello che ci si attendeva peraltro. Però se non erro settimana prossima avrà un impegno complicatissimo, vero Andrea, se ricordo capolista. Bene contro la capolista Pordenone, a Pordenone, al Bottecchio. No, ma era importante questa vittoria perché le buone stagioni, se le vuoi fare, insomma, devi lanciarti bene, devi crearti entusiasmo. Dopo il pareggio di Mestre, la buona prova di Vicenza, ma con beffa della sconfitta, alla prima casalinga Teramo ha bisogno dei tre punti proprio per generare questo entusiasmo, per iniziare a raccogliere i frutti del lavoro sviluppato da Asta sin da quest'estate. È accaduto, ora c'è questa durissima trasferta, poi se non ricordo male ci saranno due partite casalinghe con il turno infrasettimanale, quindi insomma ci sono le condizioni, nonostante la dura trasferta di Pordenone, per poter fare un buon inizio di campionato e vivere con meno sofferenza la stagione rispetto a quanto accaduto 12 mesi fa. Vediamo il prossimo turno di Serie C con la trasferta del Bottecchia di Pordenone per il Teramo, eccolo qua, Albino Leffe Gubbio, Mestre Triestina, Pordenone Teramo, Ravenna Modena, Renate Reggiana, San Benedettese Padova, Sant'Arcangelo Fermana, Sud Tirol Bassano, Vicenza Feralpi Salò. La prossima settimana riposa il Fano e vi dico, comunicazione che abbiamo già fatto martedì scorso, ma la ripetiamo per tutti gli amici tifosi del Teramo, che questa settimana, questo martedì, cioè dopodomani, non ci sarà il classico appuntamento con Pro Teramo, perché martedì sera c'è il turno infrasettimanale, Paolo, di Serie B, cioè sì. Pescara Virtus Entella, e quindi troverete Paolo Renzetti che vi racconterà la partita, Andrea Costantini che sarà in studio per fare anche delle analisi della partita dei biancazzurri contro altri biancazzurri, quelli della Virtus Entella. Intanto vediamo anche in collegamento la sala stampa, che per il momento è ancora vuota, dello stadio Bonolis di Teramo. Ma torniamo agli argomenti di Serie D. Paolo, ti chiedo ragionevolmente, secondo te che tipo di campionato possono fare Francavilla e San Nicolò? Tu hai detto magari certamente non per vincere il campionato, e questo è evidente, ma ci può essere, prima un telespettatore ci scriveva, secondo me il Francavilla è molto forte, cioè secondo te queste sono due squadre che probabilmente possono andare nel lungo periodo oltre quelle che sono le aspettative per cui sono state costruite? Ma io credo che il Francavilla sulla carta abbia un organico quasi da primi posti, da zona playoff. È chiaro che ci sono alcuni atleti ancora fuori, non ancora pronti, mi riferisco ad Amenta, tanto per fare un nome. Diciamo che Francavilla, non lo dobbiamo dimenticare, è stato costruito in ritardo perché la società ha dovuto ovviamente attendere il ripescaggio, che era comunque cosa quasi certa, quindi i lavori in corso sono proseguiti per diverse settimane, la preparazione è iniziata più tardi. Il mercato si è chiuso più tardi, molti giocatori sono arrivati nelle ultime ore di mercato ed è chiaro che adesso il Francavilla, ma come tutte le squadre, non può essere al 100%. Se andiamo però a leggere i nomi dell'organico che compongono la formazione giallorossa, è chiaro che il Francavilla può essere annoverato come, diciamo, le formazioni da seconda, terza fila. Per il San Nicolò io credo che sicuramente quella biancazzurra sarà una squadra che non aveva problemi assolutamente a timbrare la salvezza. Se poi, diciamo, dovesse fare qualcosa di meglio, è chiaro che i tifosi sarebbero più che contenti, perché questa è una squadra che, lo ripetiamo,
per diversi undicesimi, e quella dell'anno scorso che aveva fatto molto bene. Quindi io credo che ci siano anche le potenzialità per essere nella parte sinistra della classifica, considerando anche che c'è un allenatore esordiente, ma che ha dimostrato già di essere un allenatore capace come Campanile. E poi è chiaro che la parola passerà al campo. Tra le due è chiaro però che tra Francavilla e San Nicolò, visto che oggi si è giocato questo derby, la squadra giallorossa potrebbe fare qualcosa di più e potrebbe, diciamo, insidiare le primissime della classifica, ma questo ovviamente con un organico al completo. Oggi Francavilla però obiettivamente ha deluso. Cominciamo, fatemi rispondere rapidamente al tifoso del Pineto che ci chiedeva se la società si muoverà per un attaccante. Conoscendo il presidente Brocco, conoscendo anche il direttore sportivo Roberto Giammarino, io sono convinto che il Pineto, una volta fatto un summit, un'analisi con Amaulo, si renderà conto di aver bisogno di un attaccante. A Pineto l'attaccante arriverà sicuramente, questo è fuori discussione. Rimandiamo a tra poco le questioni legate all'Avezzano, perché poi risponderemo sulla mancanza di gioco, sull'allontanamento di Marino, anche se ovviamente non facendo parte della società noi possiamo rispondere per quelle che sono le nostre opinioni. Però Andrea, ci scrivevano del Francavilla, dicono sembra una squadra dove ci sono troppi galli, e dove ci sono troppi galli poi non si fa mai giorno. Tu sei d'accordo? Ah, ok, tra un po' lo recuperiamo. Paolo, allora chiedo a te un... Ma diciamo che una squadra dove ci sono diverse prime donne, se così le vogliamo chiamare. Tu parlavi di tanti galli, oggi un galli, che è un giocatore che in Serie D può fare anche la differenza, era in panchina. È chiaro che... Sì, bisogna... che sembra fatta apposta, galli, no. No, no, era una l'amico battuta. Da casa diceva... era una battuta per dire che... È una squadra con diversi giocatori importanti, Fofanà, Amenta, cioè atleti, giocatori che qualche stagione fa giocavano in Serie C. Quindi poi starà ovviamente a Iervese plasmare questa squadra al meglio e far rendere questa squadra al meglio. Io credo che però oggi Francavilla, mi devo ripetere, abbia delle attenuanti, perché la squadra giallorossa è partita in ritardo, quindi non ci può essere un'intesa al 100% tra i giocatori. È una squadra praticamente nuova rispetto alla passata stagione, quindi credo che bisogna aspettare ancora qualche settimana per vedere il vero Francavilla e per far sì che Iervese possa conquistare, possa avere a disposizione l'organico al completo e, diciamo, quei giocatori che in questo scacchiere sono titolari a disposizione per farli scendere in campo dal primo minuto. Diciamo che in questo momento il Francavilla è ancora un cantiere aperto. Jacopo, scusa, ma i servizi non dovrebbero andare secondo classifica? No, ma non per nostra volontà, caro amico da casa. È chiaro che ci sono dei servizi. Noi siamo in provincia di Teramo, siamo a Silvi Marina. Si gioca ad Avezzano, si gioca all'Aquila, si gioca a Francavilla, si gioca a San Nicolò, Morrodoro, si gioca in varie parti. È chiaro che geograficamente vuoi il primo servizio più pronto, Pineto, che è vicino a noi a pochi chilometri. È chiaro che bisogna anche guardare a queste cose, perché poi per avere tutti i servizi insieme bisogna andare nelle televisioni nazionali, caro amico. Andrea, torno da te per rifarti la stessa domanda. Se ci sono troppi galli nel pagliaio Francavilla, rapidissimamente, perché dobbiamo vedere l'Avezzano, dobbiamo rispondere, dobbiamo vedere l'Aquila, che è appena arrivato peraltro, quindi mi dai una mano anche nella risposta. Ma non mi pare di poter dare risposta affermativa a quello che hai detto, anche perché in questo momento il Francavilla ha fatto giocare i giocatori che erano più in condizione, visto che tra ritardi nel iniziare la preparazione, qualche infortunio come quello di Galli che ha saltato la prima giornata, ha giocato Fofanà e ha giocato bene, quindi non mi pare di poter dire che ci sono troppi galli. Dovuti al fatto che il Francavilla è partito tardi, quindi è partita la prima giornata perdendo immeritatamente una buonissima partita con tanti gol in casa di Nerostellati. Oggi invece la giornata è stata negativa,
come ci può stare per una squadra che è in costruzione e che è partita in ritardo. Però non mi aspettavo questo stop per come ha giocato il Francavilla nelle precedenti due partite, però effettivamente per tutto quello che ho spiegato in precedenza, in questo modo si può spiegare questo tipo di prestazione. Fate vedere l'Aquila, sì, facciamo vedere l'Aquila, ma chiedete ad Andrea Costantini quando è arrivato il servizio dell'Aquila. Sì, il servizio dell'Aquila sarà pronto tra 10 minuti, quindi state lì e okay, lo vedrete. Perfetto, pubblicità, poi torniamo con Avezzano Monticelli. Eccoci rientrati. Parte dell'Abruzzo del pallone e adesso ci trasferiamo allo stadio dei Marsi di Avezzano per vedere il pareggio 1-1 tra l'Avezzano di Federico Giampaolo e il Monticelli. Il servizio. Non è questo il giorno in cui l'Avezzano porta a casa la prima vittoria in campionato. Altri 90 minuti deludenti. Punteggio e prestazione cozzano con le aspettative e allora il Paris, solitario e scontento di fine gara, è l'espressione di questo terzo turno stagionale. Il Monticelli, ultimo in classifica, è ancora secco sulla strada dei biancoverdi. Domenico Stallone, preparato e assetato di rivincita, schiera un 3-5-2. Modula specchio per la banda di Federico Giampaolo, con Menna, Tariuk e Sbardella nei tre davanti a Lombardi. Deramo e Lombardo larghi a centrocampo, Persi a Cerone e Sisai in terra. E poi, per la prima volta in stagione, Branicki e Dos Santos a combattere in attacco. Si parte con 3 minuti di ritardo, Avezzano subito, pericoloso grazie ad un calcio di punizione guadagnato da Lombardo. Sulla palla Cerone a mettere in mezzo, tutto facile per Rinaldi. 14° calcio di punizione, Monticelli sulla tre quarti, tocco per Guida che elude la pressione di Branicki e disegna sul secondo palo. Non c'è nessuno a raccogliere e la sfera termina sul fondo. Cerone al 23° si prova dalla distanza, botta dai 30 metri, la palla non scende. Il Monticelli tiene bene il campo, manovra veloce e pressione alta. L'Avezzano è bravo a creare fino agli ultimi 20 metri, poi si fatica a finalizzare l'azione. Al 37° ancora Cerone alla conclusione dal limite, manca di precisione la traiettoria del centrocampista biancoverde. Mani nei capelli per i tifosi al 39°, fa tutto bene Dos Santos, lanciato in contropiede, taglia centralmente Persia. Il brasiliano non lo serve, l'occasione sfuma attirando più di qualche lamentela. L'episodio che scombina i piani di Giampaolo arriva un minuto dalla fine, calcio di rigore, Monticelli per questo intervento di Sbardella. Pedalino degli 11 metri non sbaglia, 1-0 e per la prima volta dall'esordio in campionato il Monticelli vede 3 punti da vicino. L'intervallo cambia il volto dell'attacco avezzanese, Giampaolo stupisce tutti e lascia sotto la doccia Branicki. In campo Nicola Guerra a rilevare il polacco. Al quarto arriva anche il secondo cambio, fuori Sisai, dentro Saverio Pellecchia. L'attaccante si sistema largo nei 5 e Deramo si accentra accanto a Cerone. Il Monticelli abbassa i ritmi e si chiude bene in difesa, l'Avezzano guadagna metri e prova a costruire. La manovra fatica negli ultimi metri e alla fine il pari arriva su un errore avversario. Pellecchia al 17° pensa alla conclusione dalla lunga distanza. Rinaldi non tiene la sfera e la palla si insacca in rete. Primo gol di questo campionato per l'Avezzano Calcio e la firma è quella dei piedi buoni di Pellecchia. Cambio Monticelli al 25°, fuori Cappelli, dentro Gabrielli e proprio il neo entrato pochi secondi dopo si fa notare sulla sinistra. A fondo e botta sul primo palo, la sfera colpisce il legno. Per gli ascolani fuori anche gli Achini e Guida, dentro rispettivamente Gesuè e Ninte. 34° corner Monticelli, palla sul primo palo, Terrenzio stacca 2 passi dalla porta, palla alta, Lombardi può tirare, un sospiro di sollievo. Cerone coi crampi, Giampaolo manda in campo il grande escluso Bianciardi. Squillo al 42°, Deramo prova a sorprendere Rinaldi da fuori, rasoterra di precisione che sfiora il palo alla destra del portiere. Niente di fatto, la gara resta sull'1-1. Frank Loic, nanacciato, dice che saranno 5 i minuti di recupero e allo scoccare dell'extra time l'Avezzano resta in 10. Rosso diretto per Menna per questo intervento da ultimo uomo. Finale di confusione, il Monticelli prova a vincerla e Lombardi è bravo a chiudere lo specchio a bontà a 2 minuti dalla fine. Non c'è più tempo, l'Avezzano non riesce a trovare i 3 punti, 2 i pari stagionali, sempre 2 i punti in classifica sui 9 a disposizione. Domenica si andrà a Pesaro dalla capolista e la sensazione che la quarta di campionato potrà già valere da bivio stagionale. Mister, neppure oggi sono arrivati 3 punti, questo è più un punto guadagnato, 2 punti persi. Ma come si era messa la partita, diciamo che è un punto importante perché abbiamo preso gol a 30 secondi dalla fine sul rigore, secondo me dubbio,
perché Sbardella ha accompagnato l'attaccante, lì non c'è stato un contatto cattivo da dar rigore, è stato furbo l'attaccante. Poi siamo stati bravi a rimettere la partita contro un Monticelli, io sapevo benissimo, anche se la squadra aveva fatto 2 partite 0 punti, in questo campionato partite facili non ce ne sono, infatti l'ha dimostrato, alla fine è un punto guadagnato, per cui noi dobbiamo sicuramente migliorare, soprattutto sul piano fisico, dobbiamo migliorare perché abbiamo giocatori che ancora non sono al 100%, per cui l'obiettivo primario secondo me è portare tutti al 100% e poi si può trarre dei giudizi un pochino più giusti, diciamo. E allora proprio da un punto di vista della condizione forse sta mancando l'apporto dei giocatori chiave di questa squadra? Sì, perché sono giocatori che hanno una mole impressionante, Bramichi, Dos Santos, lo sappiamo, sono giocatori che entrano in condizioni con più ritardo rispetto ai Brevilini, Pellecchia, lo stesso Persia che stava da 20 giorni che non si allenava, però un giocatore che ha corso tanto, per cui voi sapete benissimo che lì davanti se non hai giocatori al 100% fai fatica, sono 2 giocatori importanti, ma io sono sicuro che stanno lavorando bene, prima o poi avranno quella energia per affrontare la gara al 90esimo e poi, ripeto, lì davanti saremo sicuramente molto più incisivi. Il cambio di Branicki durante l'intervallo è rimasto nello spogliatoio, non è rientrato per la ripresa, c'era un problema fisico o è stata una scelta tecnica? No, è stata una scelta tecnica. Ok. Rientriamo in studio mentre a Teramo si è seduto Lorenzo De Grazia, ha parlato l'allenatore del Ravenna Antognoli che tra un po' ascolteremo. A Teramo invece l'autore del primo gol si sta sedendo proprio in questo momento, noi ovviamente non possiamo mostrarvele in diretta ma tra poco ve le faremo ascoltare anche le parole del post Teramo Ravenna. Paolo, ci chiedevano come mai la mancanza di gioco, come si fa ad allontanare un allenatore come Marino? Io penso che le risposte in casa Avezzano, la risposta non sia una, siano più di una probabilmente di questo. Cioè per il gioco c'è una risposta, per la mancanza di gioco, per l'allontanamento di Marino un'altra risposta, per l'intermezzo Aiello un'altra risposta, sei d'accordo? Sì, però poi alla fine la risposta è una, credo. Che per quello che è successo prima dell'inizio del campionato è chiaro, diciamo, che non si poteva pensare che l'Avezzano vincesse a mani basse le prime 3 partite di campionato. No, però neanche si poteva pensare in 2 punti in 3 partite. Certo, certo, è un bottino sicuramente negativo, è un, diciamo, un bottino che nessuno si attendeva, però ci sono stati dei problemi perché è arrivato un allenatore e dopo 10 giorni è andato via, poi per 2 settimane c'è stato un allenatore delle giovanili, poi è arrivato un altro allenatore che è stato qualche giorno, poi è arrivato Giampaolo a pochi giorni dall'inizio del campionato, quindi è chiaro, e poi sono andati via dei giocatori, correggimi se sbaglio, nel giro di qualche giorno da Avezzano, sì, e quindi voglio dire ci sono stati tanti problemi, direi troppi, per un precampionato di una squadra che si stava preparando ad una stagione importante, quindi voglio dire sicuramente non si può pretendere di vedere oggi il miglior Avezzano, bisogna dare credo il tempo a Federico Giampaolo di conoscere questa squadra perché lui è arrivato da poco, però nel calcio il tempo per aspettare non c'è e quindi domenica ci sarà questa gara difficilissima a Pesaro e poi un'altra partita credo al De Marsi, sicuramente nei prossimi 180 minuti io credo che il presidente Paris si attenda delle risposte oltre che sul piano dei risultati, soprattutto sul piano del gioco, perché la preoccupazione credo non sia tanto relativa ai 2 punti in classifica in 3 giornate, ma soprattutto alle prestazioni della squadra che sono state fino ad oggi delle prestazioni deludenti. Certo. Quindi credo che ci siano delle risposte importanti che la squadra deve dare, che Giampaolo deve dare, risposte in primis sul piano del gioco, perché a Pesaro domenica sarà durissima contro la favorita numero 1 per la vittoria finale, però io credo che i tifosi vogliano vedere una squadra giocare in un certo modo e quindi è chiaro che bisogna
bisognerà lavorare in questa settimana per far sì che si possa giocare in un certo modo e che l'Avezzano possa rispondere sul campo anche a quelle che diciamo che sono le potenzialità dei giocatori che ha in organico. E poi bisognerà recuperare qualche giocatore che è fuori, qualche altro, diceva anche Giampaolo, tipo Persia, che è stato fermo per tanti giorni. Però ripeto, nel calcio purtroppo di tempo ce n'è sempre poco, sì. Quindi bisognerà fare in fretta, bisognerà ottenere risultati positivi affinché possa tornare anche il sereno, la tranquillità nell'ambiente, perché è chiaro che questo avvio di campionato è stato negativo. Per quanto riguarda l'allontanamento di Marino, si è scritto magari che qualcuno nello spogliatoio non era proprio d'accordo con i metodi di Marino, con la conduzione di Marino. Sono cose che ci stanno. Per quanto riguarda il non gioco, io cerco di completare a mio modo l'analisi sull'Avezzano. Voi fate conto sempre che le squadre si radunano a luglio e fanno luglio-agosto di preparazione, quindi sono due mesi con le amichevoli, dunque con la possibilità di prepararsi ma anche di sbagliare, e se l'allenatore arriva a fine agosto, almeno settembre-ottobre bisogna darglieli, cioè, c'è poco da fare. Ammesso che poter sbagliare durante l'estate sia uguale a poter sbagliare durante il campionato, che è cosa molto molto differente, soprattutto per... Il problema è Jacopo, diciamolo chiaramente, Giampaolo è arrivato a campionato praticamente iniziato quasi, deve avere un minimo di tempo per poter conoscere questa squadra, sì. E per poter capire come mettere in campo questa squadra, quale modulo utilizzare, su quali giocatori contare. Oggi per esempio a fine primo tempo è rimasto in panchina Branicchi, che era un giocatore su cui tutti contavano anche per questo avvio di campionato, ma Branicchi, che per caratteristiche entra in forma non prestissimo, anche Branicchi sta incontrando delle difficoltà, così come i suoi compagni di squadra. Però ci sono delle attenuanti, prima parlavo del Francavilla, lo diceva anche Andrea, squadra partita in ritardo per le note vicissitudini, anche l'Avezzano di fatto è partito in ritardo almeno in campionato, perché si è trovato con qualche giocatore in meno rispetto a qualche settimana prima e con un allenatore nuovo che deve avere il tempo materiale per poter conoscere il materiale umano e tecnico che ha a disposizione. Sì, dal 17 agosto, se non andiamo errati, c'era, è arrivato Giampaolo ad Avezzano. Va bene, mi dicono che è pronto il servizio dell'Aquila, l'ultimo derby abruzzese di giornata, 3-0 contro il Nero Stellati Pratola. Vediamo il servizio. Non basta ai Nero Stellati la buona volontà di non sfigurare per scampare alla sconfitta in casa all'Aquila Calcio. È evidente la carenza atletica di cui soffrono i pratolani. Gli uomini di Battistini guadagnano invece 3 punti con 3 reti, applaudite da uno stadio semivuoto ancora vittima dello sciopero del tifo organizzato. Il primo brivido si registra però nell'area dell'Aquila dopo il 5° minuto, con una serie di rimpalli tra gli attaccanti nerostellati che però non realizzano. Ribaltamento di fronte, l'Aquila invade l'area del Pratola e tenta la prima rete all'11° con Valenti, che calcia una bordata di destro, ma la palla è alta di poco. Al 16° è ancora Valenti che cerca la rete di sinistro, ma il tiro è centrale. Passano 2 minuti e Marra crossa, ma Sieno non conclude. Dall'angolo successivo però si sviluppa il primo gol dell'Aquila. Al 19° Valenti serve una palla che attraversa tutta l'area ed è intercettata da Cafiero, che di testa gonfia la rete. Netta superiorità dell'Aquila Calcio, che gioca la palla a centrocampo e costringe i nerostellati alla chiusura. Al 25° è Padovani che non aggancia la palla davanti al portiere inerme e sfuma l'occasione del raddoppio. Al 29° un brivido arriva nell'area aquilana con Bruni, che fa una girata al limite dell'area, ma il tiro è alto sulla traversa. Al 30° altro gol mangiato da Brenci. Palla in aria, a portiere battuto, scivola di lato a sinistra. Al 33° arriva il secondo gol dei padroni di casa ad opera di Valenti. Il primo tentativo è di Sieno, che calcia a botta sicura su un passaggio di Boldrini, ma la palla è ribattuta. Interviene Padovani, ma non riesce a perforare la rete e sulla ribattuta Valenti centra lo specchio. Al 35° è il Pratola con Bruni in ottima posizione, che liscia un gol fatto davanti alla porta.
Al 37esimo, da un cross, Valenti assesta una bordata mancina, ma che trova l'estremo pratolano pronto. Al 41esimo, altro tentativo, palla al piede di Boldrini, ma il calcio è centrale e respinto senza difficoltà. Alto sulla traversa lo scadere al 44esimo e un altro tiro di Boldrini, a vuoto prima di rientrare nello spogliatoio. Il secondo tempo si apre con un Pratola più determinato che gioca per una ventina di minuti su spazi di distrazione lasciati spesso aperti dall'Aquila. Al 12esimo infatti arriva un'occasione per Bruni che sciupa il gol della bandiera con un palo in basso a sinistra. Solo la sfortuna non fa segnare il gol al Pratola. Pratola si fa aggressiva e l'Aquila più confusa in attacco. I nerostellati chiudono bene la difesa e i padroni di casa fanno fatica a penetrare. Battistini intanto muove la panchina con le sostituzioni. Al 24esimo arriva però il terzo gol. Valenti, su input del neo entrato Rucci, solo in area, finta al portiere e lascia volare indisturbato in gol Boldrini. Contestualmente viene cacciato l'allenatore del Pratola, Di Marzio, per proteste. Al 30esimo Valenti sfiora la rete, calciando alto sulla traversa. Al 32esimo i nerostellati rimangono in 10 per l'espulsione di Ponticelli che, entrato un minuto prima, rimedia il cartellino rosso per aver falciato l'avversario. La partita, l'Aquila-Pratola, è comunque finita. E c'è l'avversario che si è impegnato, ha combattuto, l'ha fatto con lealtà e onestà, quindi siamo contenti di questo risultato. Siamo contenti che abbiamo sbloccato nel primo tempo perché sapevamo che se si andava avanti sarebbe stato più difficile, però va bene così, per il momento nostro questo è un momento di crescita, un momento per valutare apposta le cose sia positive che negative della partita, ci sono state anche cose molto positive. Però in quei 20 minuti del secondo tempo quel palo insomma poteva un po' cambiare la partita perché loro erano un po' cambiati, però oggi i ragazzi hanno dato una dimostrazione che per giocare in questa categoria, che è una categoria importante con l'eliminazione della C2, è un campionato quasi professionistico e quindi i miei ragazzi devono capire che ci vuole un po' più di spirito di attaccamento e soprattutto cercare di essere sempre più propositivi e non perdere mai la concentrazione, perché contro queste squadre qua poi al minimo errore ti fanno male. Oh, a proposito dell'Aquila, io vado dal nostro Andrea Costantini per chiedergli se invece con l'Aquila, Andrea, possiamo fare diciamo un discorso differente, nel senso che questa è una squadra che l'anno scorso era stata costruita con grosse credenziali per vincere il campionato e poi per una serie di fattori e circostanze che non diciamo giuste o sbagliate, che nel calcio ci stanno, poi possono piacere o non piacere, così come gli allenatori che cambiano ad Avezzano, così come tante altre situazioni. Non è riuscita ad arrivare all'obiettivo prefissato. Quest'anno probabilmente non dico che abbia ridimensionato volutamente, cioè sono state proprio le contingenze a ridimensionare all'inizio almeno il progetto dell'Aquila, che però evidentemente costruito con calma, costruito con pazienza, con anche una preparazione ritardata, però evidentemente è un progetto in cui i giocatori e l'allenatore credono ed eccoli i risultati. Sei d'accordo come analisi? Allora, secondo me è molto funzionale la presenza di Battistini, che lo scorso anno in un contesto estremamente complicato ha chiuso molto bene la stagione. Lui è un po' il cemento per tutta la squadra e quindi i giocatori rendono, anche se la stagione è iniziata tardi, anche se ci sono state delle defezioni, delle partenze, ad esempio Sembroni che è andato a Francavilla, se non ci fossero stati dei ritardi forse Sembroni sarebbe rimasto, ad esempio. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione, cioè che Battistini mi sembra l'uomo intorno al quale ruota questo progetto tecnico. Però c'è il problema societario, finché non sarà risolto il problema societario l'Aquila difficilmente potrà ambire al salto di categoria. Se in queste settimane si completa questo closing e ci sarà stabilità societaria data dalla nuova proprietà,
allora si potrà pensare in grande, allora si potranno fare anche degli investimenti magari nel prossimo mercato di riparazione per rafforzare la squadra e metterla a livello delle favorite che sono Vispesaro, ma io prima ho dimenticato di citare anche il Campobasso che ha fatto un buon mercato e si è affidato a un direttore, a un dirigente di una portata tale, mi riferisco a Gigi Pavarese, che è un'assoluta garanzia. Quindi nel momento in cui l'Aquila riuscirà a trovare stabilità societaria dopo questo closing, si potranno fare ulteriori investimenti e l'Aquila potrà magari anche competere per la vittoria del campionato e sarà anche auspicabile un salto di categoria, perché poi ci sarà una proprietà che può garantire un campionato successivo in una serie professionistica, perché in queste condizioni l'Aquila perché dovrebbe competere per vincere il campionato con tanta incertezza? Non ci sarebbero le credenziali per vincere questo campionato e soprattutto per il futuro non ci sarebbero le credenziali per tenere la Lega Pro. Quindi prima di tutto va rimessa a posto la situazione in società. Dopodiché, da un punto di vista tecnico, Battistini mi sembra una garanzia. I giocatori che sono rimasti, Valenti piuttosto che Brenci e altri ancora, sono dei giocatori assolutamente importanti. Sono arrivati altri giocatori che hanno dato una certa affidabilità, Boldrini ad esempio, che è partito molto forte anche da un punto di vista realizzativo. Quindi da un punto di vista tecnico ci sono le basi, ma bisogna risolvere la questione societaria. Va bene, Andrea, tu Paolo che idea ti sei fatto? Giocatori magari non altisonanti come quelli dell'anno scorso, ma funzionali. Prima un telespettatore ci scriveva: se ci fosse stato Battistini l'anno scorso al posto di Morgia sarebbero arrivati più punti. Poi non abbiamo la questi discorsi sono sempre molto molto relativi, perché non hai mai la controprova. Però probabilmente magari meno nomi, ma anche se l'anno scorso il progetto c'era, perché poi in realtà l'anno scorso il progetto era fatto da allenatore e direttore sportivo che erano una cosa sola, tant'è vero che adesso li ritroviamo a Nocera, quindi il progetto c'era. Sì, il progetto c'era, però tu sai bene che forse quelle sempre... varie anime della società. Intanto si sta sedendo Antonino Asta, poi vi faremo sentire le interviste dei tesserati del Ter. Tu sai bene che non sempre quando si programma poi sul campo si vince. Io credo che lo scorso anno l'Aquila, anzi senza credo, lo scorso anno l'Aquila era partita dichiaratamente per cercare di vincere il campionato. C'era stata troppa, credo, anche responsabilizzazione da parte per i giocatori. Quest'anno si parte all'Aquila, credo, io parlo dall'esterno perché conosco non moltissimo la realtà aquilana, si parte un po' più a fari spenti, si parte forse anche con un po' più di umiltà e credo che questa squadra ha qualche grande nome in meno, ma forse anche qualche qualità tecnica in più della squadra dell'anno scorso. E ripeto, partendo senza l'obbligo, senza l'imperativo di vincere il campionato, io credo la squadra possa fare bene e possa fare anche, perché no, meglio della passata stagione. Intanto la Lazio in vantaggio al Ferraris di Genova contro il Genoa 0-1, gol in apertura di Bastos. Vediamo il prossimo turno di Serie D, poi andiamo da Andrea che ci fa vedere i gol di Teramo Ravenna e poi ascoltiamo anche i tesserati. Eccolo qua il prossimo turno: Fabriano Castelfidardo, Jesira San Marino, Monticelli Recanatese, Nero Stellati Campobasso. E non è un impegno semplice per il Nero Stellati, che ancora ferma a 0 punti e probabilmente qualcosa dietro deve registrare, perché insomma ha preso 3 gol oggi, 7 settimana scorsa e fanno 10, 4 alla prima e fanno 14. Adesso, volendo anche fare una tara rispetto alla seconda giornata che è un po' particolare, però comunque qualcosa va registrato dietro. Agnonese Francavilla, derby un altro abruzzese, San Nicolò Pineto, l'Aquila va in casa della San Giustese, la Vastese ospita il Matelica e come detto l'Avezzano giocherà al Benelli di Pesaro contro la Vispesaro. Questo è il prossimo turno di Serie di Girone F. Andrea, torno da te.
sì. Perché ci fai vedere cosa? I gol? Sì, abbiamo i gol del Teramo. I gol di Teramo Ravenna, questo 3-2 importante. Stasera andremo, lo dico per i nostri amici, andremo un po' più lunghi proprio per aspettare Teramo Ravenna. 21esimo, il gol di De Grazia, molto bravo a conquistare palla e dal limite a scagliare questo sinistro che prende in controtempo l'estremo difensore del Ravenna Venturi, che resta un po' sulle gambe, parte tardi e viene infilato. Gran pareggio del Ravenna, che in quel momento stava soffrendo la verve del Teramo, ma Samb si inventa questo sinistro dalla distanza, forse calore ha qualche responsabilità, ma che gol, un tiro forte anche a rientrare. Teramo che però torna in vantaggio al 34esimo, anche questo che gol da attaccare. Cante vero, ma lo segna un difensore come Ivan Speranza, controllo e poi gran sinistro, nulla da fare per Venturi, il cross dalla destra era di Ventola. Nella ripresa, 74esimo, Foggia così, Venturini, intervento nettamente. Foggia che poi dagli 11 metri spiazza Venturi e segna il suo primo gol in campionato con la maglia del Teramo, finale però in sofferenza perché all'88esimo De Sena al volo, un bel sinistro al volo incrociando la traiettoria e battendo dunque calore, 3-2 che sarà anche il finale dopo 6 minuti di recupero. E allora noi ci andiamo ad ascoltare l'autore del primo gol, quello che ha aperto le danze in questa serata del Bologna ricca di gol, Lorenzo De Grazia, sentiamo. Non era una gara facile, non si sapeva, magari un pochino ce la siamo complicata, però l'importante era la vincita. Beh sì, avevamo preparato la partita proprio su questo aspetto, che era una squadra difficile, rognosa e sapevamo la squadra che andavamo a affrontare, però diciamo che la prestazione da parte nostra c'è stata, abbiamo creato moltissime occasioni a gol e forse il secondo tempo potevamo chiuderla sul 4-1, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, qualche gol, però mi pare che le occasioni le abbiamo create, la partita l'abbiamo fatta e la prestazione c'è stata. È una bellissima emozione, sinceramente all'esordio qui in casa non me l'aspettavo, però sono felice del gol e è una bellissima emozione all'esordio, un bel gol, una bella vittoria, una prestazione della squadra. Beh, sinceramente lo dedico a mia madre, mio padre e miei nonni. Sì, diciamo che ho visto che quel pallone il difensore non ci arrivava, poi ho fintato il tiro perché non c'era spazio e poi il difensore in quel caso molte volte apre la gamba, quindi l'ho chiusa e è passata fortunatamente anche sotto le gambe del difensore e il portiere è rimasto un po' spiazzato. Stai prendendo sempre più confidenza con il ruolo davanti alla difesa, come ti trovi e se il tiro da fuori è comunque nel tuo bagaglio? Beh sì, sinceramente venendo qui non me l'aspettavo di interpretare il ruolo davanti alla difesa, io nasco mezz'ala sinistra come ho detto altre volte, però ci sono squadre che durante l'anno possono cambiare il modulo, il modo e il mister se ha bisogno di me davanti alla difesa lo faccio volentieri anche perché nelle giovanili l'ho fatto alcune volte, però sono felice sinceramente di quello che sto facendo anche diciamo adattandomi un po', però piano piano sto prendendo sempre più confidenza con questo ruolo. Questa vittoria era importante anche per avere più consapevolezza dei propri mezzi oltre a quella classifica. Beh sì, vogliamo avere una prova, una dimostrazione da parte nostra di quello che potevamo fare in casa dopo le due belle prestazioni. Ci servivano questi tre punti che mancavano e quindi siamo felici così. Quando tornerà Mattia cosa gli dirai? No, vabbè, Stefano mi aiuta, mi dà consigli su quello che devo fare lì davanti alla difesa perché lui è esperto lì davanti e mi dà sempre una mano. Grazie. Questa era la conferenza stampa di qualche minuto fa di Lorenzo De Grazia. Andrea, io torno da te perché insomma ha parlato del suo ruolo Lorenzo De Grazia, che non è esattamente quello in cui rende meglio. Ha detto io sono una mezzala sinistra, però l'ho fatto nelle giovanili il playmaker davanti alla difesa, poi c'è Amadio che mi dà dei consigli. Io a questo punto inizierei a preoccuparmi perché il ragazzo sembra veramente uno che il posto può prenderselo
davvero da titolare a tutti gli effetti, sei d'accordo? Sì, potrebbe, però io penso che Amadì abbia ancora delle caratteristiche e lui interpreta il ruolo ed è in condizioni, Amadio è insostituibile, De Grazia non, secondo me non può arrivare ai livelli di gioco di Amadio, tenuto conto che non è quello il suo ruolo naturale ma è quello di Amadio, però Amadio deve stare bene, se Amadio è a mezzo servizio meglio De Grazia, che non ti dà grandi geometrie però ti dà dinamismo, ti dà corsa, grande spirito di sacrificio, capacità di buttarsi in avanti, non sono proprio le caratteristiche del playmaker puro che deve saper far girare la squadra. Però se Amadio non sta bene, meglio un De Grazia così che ti sopperisce anziché un giocatore a mezzo servizio. Amadio però dovrà stare bene per soffiare il posto a De Grazia. Se sta bene, ha caratteristiche che De Grazia non ha e quindi il posto poi sarà suo. Andrea, siccome vedo in bassa frequenza che è finita la conferenza stampa anche di Antonino Asta, ti chiedo che cosa ti aspetti che dirà di questa partita Antonino Asta? Secondo me che è contento di aver visto una squadra frizzante, propositiva, che era quello che aveva chiesto sabato, però non sarà contento di alcune disattenzioni difensive, soprattutto quelle del secondo gol e in qualche altra circostanza, specie nel secondo tempo, quando il Teramo ha concesso un po' troppo, vedesi il salvataggio di Speranza. Secondo me non sarà contento di qualche distrazione difensiva di troppo, ma nel complesso sarà molto contento della prova dei suoi. Vediamo se è azzeccato. Antonino Asta. Questa Speranza, se oltre che per la classifica ci voleva dal punto di vista psicologico, mi ha detto che sì, sei d'accordo. Sì, le vittorie fanno sempre bene, indipendentemente da tutto, per forza di cose se vinci hai dei punti e il morale è alto, su questo non c'è dubbio, però non era, oggi volevo, ancora è presto, allora quindi volevo ancora la prestazione, l'ha fatta ragazzi, a tratti anche molto bene, insomma abbiamo rischiato un po' troppo ma... questo è il campionato, abbiamo dimostrato il Ravenna che ha perso 5-1 in casa, oggi è una squadra soprattutto il secondo tempo, sia all'inizio che alla fine ci ha messo in grossa difficoltà, con queste palle sopra abbiamo patito un po', però ci sta, ci mancherebbe, insomma dopo il 3-1 pensavo veramente che la partita fosse chiusa, invece bravi loro perché ci hanno creduto fino alla fine, quasi pareggio, una partita a mio avviso non meritata in che senso? Perché il loro primo tiro è stato un Eurogol al 27esimo del primo tempo, noi nel primo tempo oltre gol abbiamo macinato anche giocate di qualità. Quello che noi purtroppo perderemo anche in futuro è questo, la fisicità. Noi purtroppo quando troviamo delle squadre che calciano la palla sopra, ma noi siamo questi, lo sapevamo che abbiamo dei pregi e anche dei difetti come tutte le squadre e su quello siamo andati un po' in difficoltà. Però ci sta perché la prima in casa, volevamo vincere, dare una soddisfazione a questa gente che oggi veramente faccio i complimenti, tanta gente, tifosi insomma sempre ad incitare. Quindi se questa è la strada, piano piano, però sappiamo benissimo che non abbiamo fatto proprio nulla, abbiamo messo un tassello ma ce ne saranno tanti da mettercene da qua alla fine. Hai ottenuto le risposte che volevi, che mi avevi già detto insomma la vigilia della partita, sul piano della personalità nel giocare qui al Bonnois? Ti dico, siamo subito entrati un po' titubanti, ecco, pronti via. Noi siamo una squadra che deve giocare mentalmente libera, rischiando anche. Quando abbiamo incominciato veramente a non pensare, tra virgolette, di dover non al risultato, di giocare come siamo capaci, allora l'abbiamo messo in difficoltà. Però nello stesso tempo non c'è dubbio che il secondo tempo, quando devi incominciare a mantenere il possesso palla per abbassare i ritmi e così, noi su quello un po' di fatica lo faremo sempre, ma è il nostro modo di giocare, di essere, il rammarico è quello di non averla chiusa definitivamente, abbiamo fatto 3-1 è vero, però magari in altre circostanze ancora di più, creare ancora di più e siamo arrivati lì, l'ultimo passaggio, la scelta della giocata e poi loro appena conquistavano palla, la palla sopra, quindi diventava anche difficile per noi interpretare la partita, infatti gli ultimi, volevo mettermi ancora prima 5, ma non perché come è successo a Vicenza,
Vicenza, a Vicenza mi sono messo a 5 perché cercavano le palle sopra, e infatti non facevano mai gol se non c'era una disattenzione nostra clamorosa, e oggi era ancora di più questo motivo, perché non era più giocare a calcio, palla sopra, più gente dentro, ormai dovevamo soffrire fino alla fine, invece abbiamo sofferto fin troppo, perché loro molto bravi sulle seconde palle, bravi di testa, buona struttura, però credo che a lungo andare il risultato era giusto, la nostra vittoria. Sei d'accordo nel dire che magari avreste fatto anche prima il quarto, prima come eventuale quarto gol, prima il terzo, se non fosse stato per qualche errore di misura nel secondo tempo, dico a metà campo, nella ripartenza, anche per un po' di fiato che veniva nel... Ma sì, ma bravo, il discorso è quello che ho detto appena adesso, è questo, per quello che siamo noi faremo fatica a difenderci, perché siamo questi e abbiamo questo tipo di squadra, ma non che non va bene, ma non che non lavoriamo durante la settimana per questo, però so benissimo che come tutti a un certo modo di giocare, noi dobbiamo anche possibilmente in certi momenti di saper soffrire in una maniera giusta, ed è vero, noi siamo ripartiti in delle circostanze dove l'ultimo passaggio, la scelta della giocata è venuta meno, però poi un po' tra virgolette un momento clou, c'è stato un po' di fortuna perché lì Speranza, oltre a fare il gol, ha salvato anche il risultato. Però proprio se penso alla partita nella sua totalità, credo che alla fine abbiamo fatto un'ottima gara. Questo era un estratto della conferenza stampa di Antonino Asse, che poi ovviamente è durata anche qualcosina in più. Ad ascoltare Asta sembra avere più o meno gli stessi problemi che a Zeman a Pescara. Dice, non è che non ci lavoriamo sulla fase difensiva, è che proprio facciamo fatica a difendere. Però il Teramo ha subito qualche gol in meno Pescara, sì. Bisogna dirlo. Però io ho potuto vedere un po' in bassa frequenza la partita del Teramo e devo dire che il Teramo è una squadra che gioca, ecco, rispetto, se volessimo fare un parallelo con la squadra dello scorso anno, di inizio dello scorso anno, quella di quest'anno è una squadra che ha già una certa identità, ha già una certa fisionomia, e credo che ci sono dei giocatori interessanti. Questo De Grazia è un ragazzo che secondo me può fare ancora tanta strada. Poi abbiamo rivisto questa sera anche il capitano segnare un gran gol, e Speranza di gol nella sua carriera fino ad oggi non ne ha segnati tanti, e quindi questa è una formazione più giovane dello scorso anno, ma che secondo me ha già le idee chiare in testa, anche perché voglio dire fare meglio dell'anno scorso, voglio dire, è il minimo che si possa chiedere a questa formazione. E poi c'è questo allenatore Asta che a me piace, era un lottatore, un grintoso da giocatore, e credo che riesca a trasmettere le stesse doti anche da allenatore alla sua squadra. Paolo, siamo quasi in chiusura, e allora vediamo il prossimo turno di Serie B. Perché lo vediamo? Perché si torna in campo subito. Cioè la Serie B già domani è in campo, con un anticipo che è quello di Avellino, tra Avellino e Venezia. Poi però martedì sera scendono in campo Ascoli Frosinone, Bari Cremonese, Carpi Foggia, Cittadella Cesena, Palermo Perugia. Grande partita questa, Palermo Perugia. Sì. Parma Empoli, altra bellissima partita, scontro tra due abruzzesi. D'Aversa da una parte e Vivarini dall'altra in casa Empoli. Pescara Virtus Entella, questa è la partita tra cui ti chiederò tra poco qualcosa. Pro Vercelli Salernitana, Spezia Novara, Ternana Brescia. Il Pescara ha visto ieri che ha palesato, Paolo, probabilmente gli stessi difetti di inizio campionato, ovvero quello magari di farsi rimontare, di avere una fase difensiva, a proposito, non eccelsa. Domani sera ti aspetti qualche cambiamento che ci si aspettava ieri e non c'è stato? Ma io credo che qualcosa Zeman dovrà cambiare per forza di cose, e chiedo scusa per il gioco di parole, perché innanzitutto parliamo di tre partite giocate in 8 giorni che si giocheranno, considerando quella di Salerno, quella di martedì e quella di sabato prossimo a Cremona, e parliamo di 3 partite in 8 giorni, quindi è chiaro che il tecnico credo sia obbligato anche ad un mini turnover. Zeman non cambia volentieri le proprie formazioni, e questo l'abbiamo visto, l'abbiamo capito, lo sapevamo, perché Zeman lo conosciamo bene. Però considerando che oggi, perché la squadra si è allenata nel pomeriggio, ha chiuso tardi l'allenamento proprio per abituarsi, diciamo, tra virgolette, per giocare in notturna, ha chiuso l'allenamento questa sera intorno alle 8. Proietti ha fatto terapie,
quindi non ci sarà martedì sera. Non credo giocherà Koulibaly, perché le prove del giocatore senegalese, le prime prove di campionato, non sono state positive. Io credo che far giocare ancora dall'inizio Koulibaly, poi insomma, possa significare che insomma si vuole un po' male a questo giocatore. Non credo che Zeman voglia questo per Koulibaly, quindi secondo me soprattutto a centrocampo ci saranno delle novità. Io penso ad un utilizzo di Carraro o di Valzania dall'inizio, sicuramente verrà riconfermato Brugman, però i suoi compagni di reparto probabilmente saranno altri rispetto alla gara di Salerno. In difesa poi siamo sempre alle solite, questa difesa incassa sempre diversi gol, la fase difensiva è sempre un po' arraffazzonata, se così vogliamo dire, però il discorso è molto semplice: Bovo non ha fatto gran parte della preparazione, Fornasier idem, Campagnaro non è ancora pronto. Le alternative per Zeman non sono tante, quindi io credo che anche un po' per motivi obbligati Zeman credo riproporrà ancora una volta la coppia centrale Coda per Rotta, e non escludo qualche novità, perché no, sulla fascia, considerando Zampano e Mazzotta hanno fatto molto bene a Salerno, più Zampano che Mazzotta, però ci sono Balzano e Crescenzi che scalpitano, e quindi io credo possa voler anche Zeman cambiare qualcosa diciamo sulle corsie esterne. In avanti invece c'è il rebus Benali, perché il Benali visto ieri nel secondo tempo, ad eccezione del cross per il gol di Pettinari, non è stato un bel Benali, non mi è piaciuto neanche l'approccio del giocatore quando è entrato in campo, e quindi probabilmente io credo che Benali possa partire dalla panchina anche nella gara con la Virtus Entella, poi probabilmente mi sbaglierò, però in questo momento Del Sole da una parte e Capone dall'altra assicurano qualcosa in più di un giocatore che tra l'altro gioca in un ruolo che non è propriamente il suo. Assolutamente, prendo a prestito, e qui voglio l'inquadratura di Andrea Costantini se c'è, prendo a prestito una battuta agli autogol, Andrea, dall'analisi di Paolo, bene ma non Benali. Hai ragione. Bene, ma no, è la fotografia perfetta, perché si è presentato con il filtrante che ha mandato sulla linea di fondo Brugman, poi gol di Pettinari, e poi ha rovinato tutto con alcune giocate molto leziose, e su tutte chiaramente il non passaggio a Koulibaly, che altrimenti entrava con il pallone in porta ed era lo 0-3 che lì sì veramente chiudeva la partita. Assolutamente. Ovviamente martedì sera ritroverete Andrea Costantini, che saluto. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Domani sera replay, replay, esatto. Desueto di prepartita. Esatto, esattamente. Domani sera non perdete alle 21 l'appuntamento con replay, perché sarà di analisi della partita di ieri pomeriggio della Rechi di Salerno, ma sarà una puntata particolare perché sarà l'immediata vigilia di Pescara Virtus Entella, con le parole martedì, di Zeman, peraltro con le parole di Zeman che parla domani in conferenza stampa. Quindi domani sera vedrete Andrea Costantini, ma nel programma replay di Enrico Rocchi, che troverete dunque domani sera alle 21, e poi martedì sera invece ci sarà Andrea Costantini di nuovo per Diretta Stadio e a raccontarvi la partita. Lo saluto e lo ringrazio come al solito. Paolo Renzetti, la nostra voce del Pescara, poi ci farei un giorno un conto di quanti chilometri fai in un anno. Va bene, ci proveremo. Proveremo a fare questo calcolo. Serve una calcolatrice grande così. Grazie Paolo, grazie a te Jacopo. Grazie a Maurizio Daguì in regia, grazie al comparto tecnico Claudio Giacomo, Silvia Gentile, grazie a Dania Cantagalli dal Bonolis di Teramo, grazie a Roberta Di Sate, a tutti quelli che hanno lavorato anche oggi per l'Abruzzo del pallone, che torna domenica prossima in diretta alle 19:30 su TV6, canale 14 del digitale terrestre. Buona serata.